Namaste amici, eccomi qui con un nuovo videoblog. È da un po' di tempo che non faccio video e questa mattina sento il bisogno di trattare un argomento importante che riguarda l'evoluzione di ciascuno di noi e l'acquisizione di una sempre maggior maestria. Ed è una delle lezioni più importanti che questa dimensione ci offre nel contatto con gli altri e nel sondare, nello sperimentare la sacralità della relazione con gli altri, perché le relazioni ci offrono la possibilità di migliorare noi stessi, di mettere in evidenza quelle zone di ignoranza, di ombra, che sono nascoste in noi e che attraverso il confronto con l'altro, attraverso il contatto con l'altro, possono emergere. E quindi parliamo della gelosia. La gelosia è una dinamica che ha a che fare profondamente con questioni di fidu della fiducia e della paura. Quindi nasconde spesso un meccanismo sottile di controllo che spesso passa o si esprime celato sotto buoni intenti. Ma quando viviamo in uno stato di gelosia non permettiamo a noi stessi di affermare la nostra divinità, né tantomeno di affermare la divinità dell'altro, perché impediamo l'espressione, insomma, di ciò che siamo. Ecco, quindi trascendere la gelosia che si manifesta nelle sue varie forme comprende anche il capire che alla fine la gelosia è una mancanza profonda di comprensione della nostra sovranità. Perché quando noi siamo nella consapevolezza di chi siamo realmente, cioè che siamo esseri divini, perfettamente integri e luminosi, e che siamo noi i creatori della nostra realtà, che siamo noi a determinare ciò che sperimentiamo in questo palcoscenico straordinario che è la vita, che comunque è una messa in scena che ci serve a sondare le nostre capacità creative. Ecco che questo senso di controllo, perché poi alla fine la gelosia porta a questo, no? A manifestare un controllo, e il controllo c'è quando si ha paura, quando c'è una paura interiore profonda di non riuscire a gestire la situazione. La paura di vivere esperienze traumatiche, la paura di andare al di là delle proprie zone confortevoli. Invece la vita ci porta proprio a questo, a sfondare i muri e i recinti, i piccoli recinti personali per andare oltre, entrare in una comprensione sempre più vasta e sempre più amorevole. Quindi l'amore incondizionato richiede assolutamente la capacità e la disponibilità a vedersi in questa dimensione di profondità, cioè riconoscere ciò che stiamo manifestando. E la gelosia si manifesta in tantissime sfumature della vita, non soltanto quando c'è una relazione di coppia, quando si ha un senso di attaccamento e possesso che chiude, no? Che chiude all'interno di un piccolo recinto la relazione, perché in realtà quando c'è un vero amore, quando c'è fiducia, la gelosia sparisce perché si entra in questa dinamica di scambio amorevole. Si sa perfettamente, si crede, si sente, si ha fiducia nel fatto che l'altro sia lì per uno scopo profondo, e quindi c'è un rispetto sacro che rende tutto veramente meraviglioso, no? E poi alla fine le relazioni ci aiutano ad entrare in questa dimensione. Quindi per poter trascendere la gelosia dobbiamo entrare nella comprensione di chi siamo, della nostra sovranità, del fatto che il divino ci ama, ci nutre, si prende cura di noi e che tutto nella nostra vita può funzionare in modo armonico, avere fiducia nella vita. Quando noi abbiamo paura, quando noi manteniamo all'interno del nostro tessuto interiore, del nostro edificio interiore, la paura, ecco che la vita, l'universo, per aiutarci a sfondare questo limite personale, ci crea delle situazioni, ci mette di fronte a delle situazioni che ci stimolano a uscire dalle nostre zone confortevoli, no? Che sono fatte di convinzioni, di meccanismi mentali, di idee precostituite. Noi invece, andando oltre e attraverso i catalizzatori che sono le esperienze, no? Che sono gli eventi della nostra vita, riusciamo, se ci abbandoniamo a questo processo, se abbiamo coraggio, perché la crescita richiede coraggio, richiede la disponibilità a guardarsi davanti a uno specchio, quindi a fare della propria vita uno specchio di se stessi, no? Infatti la frase che può riassumere ogni sentiero spirituale è proprio conosci te stesso, ma conoscere quella parte profonda che siamo, quella luce che siamo, quello spirito che siamo,
ma che possiamo conoscere soltanto andando a rimuovere tutte le false immagini che abbiamo creato nel corso del nostro infinito esistere per giocare, per sperimentare noi stessi. E oggi stiamo facendo in questo momento storico anche molto particolare di crescita spirituale collettiva, anche in quelli che sembra che non stiano facendo niente. In realtà c'è un grande movimento della coscienza sommerso che pian piano si sta rivelando. E quindi in questo momento siamo tutti chiamati a tornare all'origine. La gelosia è un catalizzatore, ci permette di capire, di vedere e di sondare a che punto siamo nella scala dell'amore, a che punto siamo nella scala della fiducia. Perché è chiaro che tutte le esperienze in questo mondo sono da vedersi alla fine come un'esperienza nutriente, perché tutte le esperienze ci portano a vedere noi stessi. Quindi anche la gelosia, che come dicevo prima, si manifesta in tantissime sfumature, anche nel controllo, anche nel voler tenere tutto nel modo in cui si crede sia giusto, spesso a volte anche mascherandolo con buone intenzioni. Ecco, la gelosia si manifesta in tante sfumature, anche a volte nell'invidia, no? Nell'essere triste per qualcosa che qualcun altro ha, o sentirsi in uno stato di mancanza. In realtà noi abbiamo la possibilità di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno se noi ci allineiamo a quel flusso che la vita è, al Dharma, al giusto agire e al bene universale che è per tutti, il bene è per tutti. Quindi come trascendiamo la gelosia, il possesso, l'attaccamento, il bisogno di controllare? Semplicemente tornando a noi stessi, facendo delle nostre giornate un decreto e una dichiarazione di sovranità, ma non di sovranità sugli altri, sovranità in noi stessi. Ecco, il percorso spirituale è conosci te stesso, quindi profondo equilibrio, profondo amore, profonda armonia e autocontrollo, che non è trattenimento, autocontrollo non è un trattenersi, non è come è stato malinterpretato nel pensiero religioso in cui noi dobbiamo soffocare noi stessi. Semplicemente l'autocontrollo è il raggiungimento di una maestria e quindi in noi stessi. Ecco, torniamo a noi ogni giorno, facciamo questo lavoro. Quando sentiamo l'impulso di controllare la vita degli altri o di sentirci in qualche modo nella paura di perdere qualcosa, ecco, dobbiamo tornare nel nostro centro e ricordarci che al nostro interno, dentro di noi, nel nostro rapporto individuale diretto con il divino, ci sono tutte le risposte, possiamo trovare l'energia, la forza e il potere per creare e manifestare ciò che ci serve per la nostra crescita e anche la bellezza, l'amore. Tutto ciò che noi abbiamo nella nostra vita non viene dall'esterno, ma viene dall'interno. È una produzione interiore, una proiezione dall'interno. Tutto l'universo è un centro che si espande verso l'esterno, no? Quindi paura di perdere significa allontanarsi dalla verità. Il divino, noi siamo parte del divino. Il divino non può nemmeno amarci perché non esiste un concetto come l'amore quando si è nell'unità, perché tutto è uno. L'amore, nella sua espressione individualistica, prevede che ci sia un io e un tu. Ma quando sei veramente nell'uno, tutto è semplicemente, è l'essere. E l'essere si prende cura di se stesso, anche in questo sogno, che è la manifestazione, esiste un aspetto divino che si prende cura della creazione. E noi possiamo rivolgerci sempre a questo aspetto che io chiamo madre divina, che molti maestri hanno chiamato madre divina, perché è l'aspetto materno di Dio, del divino, che è in noi, nelle nostre cellule, che è in tutto il creato e che ci ascolta. Quindi torniamo a questa interiorità. Ogni giorno ricordando che la vera maestria è la padronanza di sé, la vera maestria è lo scegliere per se stessi, scegliere in ogni momento la direzione. La vita ci mette nelle condizioni di decidere se andare verso una maggior padronanza di noi stessi oppure cercare di provare ancora, ancora, ancora a cercare la felicità là fuori, dove non può essere trovata. Perché Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua gloria, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Questo non significa che il regno di Dio vada cercato in qualche cielo remoto e lontano. Il regno di Dio va trovato in quella quiete, in quella pace stabile, in quella gioia interiore che ci permette di irradiarla, esprimerla verso l'esterno come un centro, appunto, pulsante, radiante. Centro
ovunque, nessuna circonferenza. E da quel centro emaniamo nel mondo, le nostre vite diventano veramente coppe cariche, piene di amore divino, di questo nettare splendido che veramente nutre gli altri, diventiamo degli esempi. E allora anche le esperienze meravigliose vengono a noi, perché creiamo intorno a noi un'aura di amicizia divina, di amore divino, che attira a noi le persone giuste, attira a noi le relazioni giuste, attira a noi relazioni di autentica fiducia. Questo è importante. E gelosia è un tema su cui ci confrontiamo tutti ogni giorno, perché ha a che fare con la maestria nella fiducia e nell'amore incondizionato. La gelosia si manifesta anche tra madre e figlio, tra amici, no? Il sentirsi magari, che faccio un esempio stupido, tristi se l'amico o l'amica preferisce uscire con qualcun altro. Ecco, questo è un esempio stupido, però che ci dà l'idea che ci sono tantissime dinamiche relative a questo. E noi, quando siamo nella nostra autocoscienza e automaestria, ci sentiamo pienamente nel divino e sappiamo che nessuno può farci del male, perché nessuno ha il potere di farci del male, se noi non lo permettiamo attraverso le nostre convinzioni erronee. Se siamo veramente nell'amore, nessuno può farci del male. E anche qualora la vita ci mettesse di fronte a esperienze, impatto, diciamo così, d'urto, ecco che saremmo comunque capaci di assorbirle in un modo amorevole e restituirle al mondo come una consapevolezza acquisita che diventa amore. Quindi affrontiamo questa vita con questo intento: tornare a noi stessi, alla maestria di noi, e lasciamo agli altri il diritto di essere ciò che sono e di raggiungere la loro consapevolezza, la loro crescita senza la nostra interferenza, gentilmente accompagnando gli altri. Ecco, questa è una cosa meravigliosa. Noi guaritori energetici, noi esseri in cammino che desideriamo guarire il pianeta, guarire l'umanità, essere guaritori di noi stessi, dobbiamo ricordare che la gentilezza è uno degli elementi necessari per la guarigione. E la gentilezza, l'accompagnare gentilmente. Possiamo guidare gli altri nel momento in cui ci viene chiesto, o possiamo gentilmente offrire il nostro aiuto. Ma possiamo sempre essere un centro radiante di magnetismo spirituale che irradia, e da quel centro trasmette un'informazione che è cambiamento, che è amore. Ama te stesso, ama la vita, abbi fiducia nella vita e la vita ti restituisce questo. Detto questo, io spero che questo video di oggi vi sia stato utile e quindi vi invito a condividerlo, a lavorare con questi pensieri, aiutare me a estendere questo cerchio di comprensione, perché queste informazioni possono essere di aiuto a tutti, a coloro che stanno vivendo un momento di smarrimento, e è sempre un perdersi e un ritrovarsi la vita, e per andare sempre più in alto in questa scala che sale sempre. E quindi condividete questo video, commentatelo, fatemi sapere cosa ne pensate, e namaste, un abbraccio di luce e al prossimo videoblog.